considerare le pubbliche amministrazioni e non la pubblica amministrazione, stimolare la propositività, favorire l'innovazione e, come dire, migliorare un concetto di rete tra queste pubbliche amministrazioni che non solo stimoli ad essere migliori, a fare cose importanti, ma che possa portare alla capitalizzazione delle idee, di conseguenza generare proprietà intellettuale e valore pubblico.